caloroso saluto a tutti voi radioascoltatori interconnessi, sono Lorenzo Colangeli e come tutti i fine settimana parleremo di rugby e di tutto quello che verte in Italia nel mondo della disciplina della pallovale. Ringrazio sempre il circuito RDA Radio, radiospreaker.com per lo spazio che mi concede per parlare di questo magnifico, di questa magnifica disciplina sportiva. Allora, dopo la pausa della settimana di Ferragosto, la nazione italiana che già era, diciamo, affrontato due gare, prima con la Scozia, la seconda contro la nazionale irlandese, si ritroverà di nuovo questo fine settimana per affrontare il terzo test match che li vedrà a scontrarsi contro la nazionale rumena. Questa partita verrà giocata in Italia, come quella che verrà giocata la settimana prossima anche contro la nazionale giapponese. Queste ultime due gare sono le due gare che prepareranno poi definitivamente la nostra nazionale verso i primi di settembre, verso la Coppa del Mondo che, come ho detto, come sappiamo tutti quanti, si disputerà in Francia. Allora, andiamo un po' nello specifico, la gara che vedrà la nostra nazionale questo weekend, questo sabato, la vedrà giocare a San Benedetto del Tronto e vedrà la nostra nazionale un po', diciamo, cambiata dalle ultime due gare, con degli inserimenti di nuovi atleti e con ancora, diciamo, la possibilità da parte del tecnico italiano di valutare determinati altri atleti per poi definire, poi, come ho detto, alla fine del mese quello che sarà il gruppo che porterà con sé in Francia per la Coppa del Mondo. Si partirà con l'estremo Capozzo, il nostro italiano Capozzo, che nelle nostre partite precedenti non ha giocato. Vedrà una mediana tutta in famiglia, perché i due Garbisi giocheranno rispettivamente a 10 e 9. E ci sarà un riuso di nuovo di altri atleti che sono stati messi in campo nelle partite precedenti. Sulla carta la nazione italiana non dovrebbe avere difficoltà a superare la Romania, però è sempre un test match, è sempre una gara che deve essere presa seriamente, soprattutto dopo le ultime due uscite che l'ha visto la nazione italiana sconfitta. La nazionale, ripeto, dopo di questa vedrà un'ulteriore gara contro il Giappone e poi ricordiamoci che la nostra nazionale poi ritornerà a cimentarsi per la Coppa del Mondo. È stata varata un nuovo campionato italiano di Serie A, un nuovo campionato di Serie A che si chiama Rugby Nazionale Serie A d'Elite. La nostra, questo campionato d'Elite inizierà il 7 e l'8 di settembre, di ottobre, scusate, e vedrà queste nuove squadre cimentarsi in questo campionato che sarà un po' nuovo, perché dopo tutte le gare dei vari gironi che verranno disputati, verranno divise le squadre che dal primo al sesto posto, verranno divise in due gironi, da tre, e vedranno queste tre squadre scontrarsi in questi due gironi, per vedere poi le prime due classificate dei due gironi andare a disputare la finale per lo scudetto. Mentre la settima, l'ottava e la nona squadra classificata rimarranno fuori e l'ultima classificata, le ultime due, diciamo, classificate retrocederanno della Serie A. È una formula un po' nuova, verrà anche un po' cambiato anche le partite di andata e di ritorno, non saranno uguali. Ci sarà praticamente una differenza tra le partite di andata e di ritorno, proprio per consentire un cambiamento anche di gare, per poter poi affrontare meglio questa fase finale di gironi a tre, di semifinale. Detto questo, i nostri club, le nostre franchigie, anche loro dopo il periodo di Ferragosto stanno lentamente rientrando per ricominciare a preparare i loro campionati. Come ho detto, abbiamo il campionato di United Rugby Championships delle franchigie di Treviso e delle Zebre di Parma, e poi gli altri campionati minori delle Serie A e in giù.
Detto questo, ripeto, appuntamento quindi per la nazionale italiana, chi vuole seguirla, appassionati, è il 19 di agosto alle ore 18:30 a San Benedetto del Tronto, diretta su piattaforma Sky o su Now TV, TV8. Ripeto, Italia-Romania, ore 18:30, sabato 19. La possibilità di vedere le nostre nazionali entrare in campo, speriamo di vedere una bella partita, speriamo che il risultato sportivo sia positivo, ma anche soprattutto quello tecnico che possa darci la possibilità di poter assistere a una partita gradevole e interessante. Ultima notizia, purtroppo la perdita del nostro centro Menoncello che dopo la gara contro la Nazionale Irlandese l'ha visto uscire con un brutto infortunio che ha dovuto poi sottoporlo a un intervento chirurgico. Sicuramente per i mondiali non ci sarà, aspettiamo il nostro azzurro di tornare in campo per valutarlo, per vederlo di nuovo, sicuramente per tornare alle sei nazioni. Detto questo, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, buon rugby a tutti.